Un Vangelo questa settimana, questa domenica, molto impegnativo. L'essenza: amate i vostri nemici, perché tutti riescono ad amare i propri amici, anche coloro che odiano sono in grado di amare i propri amici, ma amare i propri nemici è una cosa ben differente. Ecco, perché ci viene fatto questo discorso così duro? Ci viene fatto un discorso così duro per metterci in guardia dal punto di vista del comprendere che è come Dio ci ama. Dio ama noi anche quando noi siamo, passatemi il termine, cattivi, quando noi siamo nemici, quando noi non lo desideriamo, quando noi non lo vogliamo, quando noi non lo amiamo, Lui ci ama lo stesso. E questo è il messaggio che ci viene dato: amare i nostri fratelli, anche coloro che sono contro di noi, nella maniera con cui Lui ama noi. Questa è la spinta ad amare i fratelli come Lui ama noi. E d'altra parte, se noi ricordiamo tutta la sua vita fino alla morte, la crocifissione oltretutto, è una vita spesa appunto per coloro che anche erano contro di lui, li ha amati fino alla fine. Ma da un punto di vista poi della nostra vita vissuta, possiamo anche ricordare che perdonare, quindi riuscire ad amare anche coloro che ci hanno fatto del male, è in un certo senso ricreare i rapporti, ricreare un mondo differente, perché un mondo differente può nascere appunto soltanto da relazioni improntate ad amore. E per Luca, oltretutto, è importante questo discorso, perché attraverso questo discorso delle beatitudini lui vuole fare in modo che i cristiani a cui lui si rivolge, ricordate a Teofilo, non diventino una setta, cioè non diventino una realtà, una comunità che sta bene soltanto all'interno, al suo interno, solo tra i propri aderenti. Luca dice: voi cristiani amate tutti, amate anche coloro che non credono. Questo percorso, attraverso appunto la misericordia, ci porta anche a un altro argomento, un argomento molto interessante, molto cruciale, potremmo dire, che è quello della spinta verso la divinizzazione dell'uomo. Divinizzazione dell'uomo, potremmo dire, ma come? L'uomo si fa Dio? Non c'è già stato un peccato originale? Ma in questo caso è il Signore che ci dice: voi potete amare così come io vi ho amato, amate anche i vostri nemici, e in questo modo voi riuscirete ad essere veramente miei fratelli.